16 settembre e mi trovo qui sul porto turistico Marina del Garegano di Manfredonia. È una data importante, ecco, questa è una struttura la più bella forse d'Italia, ecco, non esagero, oltre 740 posti barca e quindi in tanti possono venire qui per godere di questi posti barca bellissimi, una struttura all'avanguardia, il mare non lo si sente mai, le imbarcazioni non si muovono anche quando le condizioni di mare sono, diciamo, molto importanti. Ecco, oggi qui è una data importante perché finalmente si dà una caratterizzazione ai due moli di questo bellissimo porto turistico, il molo destro e il molo sinistro. Quindi sono stati intitolati a due grandi navigatori della storia che hanno segnato la storia della navigazione, Cristoforo Colombo a destra, quindi dove mi trovo io adesso, e a sinistra Amerigo Vespucci. Conoscete benissimo la storia di questi due grandi navigatori, che uno da Portogallo partirono alla ricerca delle nuove terre, e quindi questa è una nuova caratterizzazione del porto turistico di Manfredonia. Adesso sappiamo che abbiamo i due moli intitolati a due grandissimi navigatori e soprattutto c'è una cerimonia in corso alla quale hanno partecipato le autorità, quindi i commissari straordinari, Parado, i politici e quindi le istituzioni della nostra città, per ovviamente raccontare questa giornata storica della città di Manfredonia, e soprattutto poi arriverà anche una nave della Marina mercantile, della Marina militare italiana. Ecco, visitate il nostro porto turistico perché veramente è un fiore all'occhiello, è già molto frequentato durante l'estate. E questo è un momento davvero molto magico che conferisce maggiore autorevolezza a una struttura davvero meravigliosa. Un saluto a tutti da Antonio Castriotto.